Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Non pensavo di poterci rivedere oggi, soprattutto per parlare di queste tematiche. Devo essere onesto con voi perché comunque stiamo attendendo delle novità, delle certezze dal punto di vista della Juventus che verrà, che può partire dalla dirigenza, l'allenatore, bla bla bla, e invece siamo qui a parlare di alcuni movimenti che forse sono più politici che sportivi. Sapete bene che non è il mio pane quotidiano, non è l'argomento che preferisco, però bisogna anche cercare di fare un quadro di questa situazione. Però vorrei partire da una notizia un po' più vicina al campo, e cioè il post su Instagram di Angel Di Maria. L'attaccante argentino infatti ha salutato i tifosi della Juventus, ha salutato tutto quello che riguardava la stagione, l'unica stagione in cui ha vestito la maglia bianconera. Non è una vera e propria news, perché sapevamo che Di Maria non avrebbe rinnovato il suo contratto, però ora abbiamo anche la conferma da parte del diretto interessato, quindi Angel Di Maria libera la maglia numero 22 e la Juventus dovrà cercare di trovare un sostituto del Fideo. Tra l'altro il discorso che facevo l'altro giorno anche con Romeo, siamo partiti da salutare Dybala per cercare di prendere un esterno, un giocatore più logico da posizionare in un 4-3-3 proprio largo a destra. È arrivato Di Maria, e quando è arrivato Di Maria siamo tornati a giocare con il trequartista. Abbiamo ceduto un giocatore del 93 per un giocatore più anziano, e ora siamo di nuovo da capo. Quella di Di Maria è stata una sorta di toppa messa lì, e ora vediamo che cosa succederà. Quindi sicuramente la Juventus dovrà andare sul mercato per cercare di inserire in organico un calciatore di qualità, superiore magari a quegli altri, da posizionare in quella porzione di campo o comunque con quelle caratteristiche lì. Un giocatore magari bravo tra le linee, bravo a smarcare, un giocatore che può partire anche dall'esterno, in grado di inventare la giocata e di servire assist ai compagni. Quindi salutiamo Di Maria. Se volete sapere la mia opinione sulla stagione di Maria, vi rimando qui sopra nelle schede al pagellone che vi ho portato ieri, dove vi racconto un po' tutti i giocatori e tutto quello che dovreste sapere riguardo all'ultima stagione giocata. Ovviamente sono soltanto opinioni. Parlavo di scenari politici e ne avevamo già parlato qualche settimana fa. La Juventus e la UEFA dovevano trovarsi a un certo punto, parlarsi, proprio per quelle che potevano essere delle differenze di visione del percorso europeo, diciamo così. La Juventus rischiava l'esclusione dalle coppe europee, e oggi dalla Spagna rimbalza la seguente notizia: la Juventus sarebbe stata minacciata, queste sono le parole utilizzate proprio da fonti spagnole, per un'esclusione dall'Europa, dalle coppe europee, per ben 5 anni da parte della UEFA. E quindi la Juventus avrebbe deciso di abbandonare la Superlega. Scanavino avrebbe scritto una lettera, una al Real Madrid, una al Barcellona, avrebbe inviate, e tra qualche settimana ci sarà l'uscita ufficiale della Juventus dal progetto. Ricorderete un po' tutti come si era arrivati alla nascita della Superlega, di tutte quelle squadre che si erano dichiarate interna alla Superlega, e poi il giorno dopo erano uscite 9 squadre, erano rimaste al suo interno soltanto Juventus, Real Madrid e Barcellona. E da qualche mese, forse un paio d'anni, non avevamo novità, non avevamo aggiornamenti, non eravamo arrivati a capire quello che poteva accadere da qui a poco. Sapevamo però che ovviamente la UEFA non era contenta della situazione, e anzi era sul piede di guerra nei confronti delle squadre che erano ancora all'interno della Superlega. Ora, sono stupito da questa notizia? Sì e no. Vi spiego perché sì, perché nelle scorse settimane erano circolate alcune indiscrezioni che volevano inquadrare Elkan all'interno del progetto Superlega, e quindi la Juventus, tramite la posizione di Elkan, doveva, secondo queste indiscrezioni, rimanere all'interno della Superlega perché si credeva comunque nel progetto. E invece non sono stupito semplicemente perché non c'è più Andrea Agnelli alla Juventus. Traduco: quello era un progetto che aveva visto Agnelli in prima persona, in prima linea anche se vogliamo, proprio con gli altri club. Non essendo più Agnelli il presidente della Juventus, non essendo più all'interno della Juventus nelle primissime posizioni, sarebbe anche probabilmente folle cercare di andare avanti in un progetto in cui quello che era più inserito dal punto di vista emotivo e professionale non è più presente. D'accordo, Elkan fa parte della famiglia Agnelli, però ha le stesse ambizioni, ha le stesse posizioni, ha le stesse idee, ha le stesse volontà. A me Elkan non sembra così inserito nella Juventus come lo era in precedenza Agnelli. Ricordiamoci che Elkan è sempre stato comunque dentro la Juve,
ma non è mai stato operativo in prima persona. Torniamo anche ai video e alle notizie, tra virgolette, commentate nelle ultime settimane, e cioè se si cambierà allenatore sarà perché Elkan deciderà di mettere mano al portafoglio, anche perché ascoltavo una riflessione interessante di Romeo questa mattina sul canale Colpo Gobbo e diceva negli ultimi anni Exor comunque ha pagato tanti allenatori per rimanere fermi. Allegri, dato che è stato esonerato e c'è stato un anno in cui Allegri è rimasto fermo. Sarri, dato che è stato fermo un anno e è stato pagato per star fermo, più è stata pagata una penale per non far scattare il terzo anno. Lo stesso Pirlo è stato pagato un anno per farlo star fermo. Quindi siamo già a tre allenatori in cui è stato pagato almeno un anno per non allenare, e stiamo parlando di stipendi importanti, perché comunque Allegri prendeva mi pare intorno ai 7 milioni di euro quando è stato esonerato, perché Sarri ne prendeva mi pare 6 e mezzo, e perché Allegri comunque ha uno stipendio importante anche adesso. Se Pirlo aveva uno stipendio meno ingombrante e quindi poteva non essere quello il problema, Exor potrebbe anche essersi stancata di buttare tra virgolette soldi per dipendenti Juve che non sono operativi. E non dimentichiamoci mai che negli ultimi anni comunque Exor ha fatto un investimento, un aumento di capitale per circa 700 milioni di euro, quindi dei soldi all'interno di Juventus ne sono stati messi, ma non mi pare che quella figura è in grado di operare in prima persona. Quindi se viene a mancare anche la figura, il collante all'interno della Juventus che voleva andare fino in fondo, beh, probabilmente non ha nemmeno più senso andare avanti. Questa è la mia opinione, che non significa che sia contento che ci sia semplicemente la UEFA a capo delle competizioni europee, no. Questo è tutto un altro discorso, bisognerebbe stare qua a parlarne per tanto tempo. Cerco di essere quanto più sintetico possibile per farvi capire anche che, secondo me, in questo momento la Juventus era diventata, tra virgolette, la vittima sacrificale della Superlega. Mi spiego anche meglio. Proprio perché in questi mesi Juventus si è ritrovata ad affrontare una situazione molto complicata dal punto di vista proprio interno alla società, con i dirigenti che prima c'erano poi non c'erano più, con delle penalizzazioni, con delle multe, con dei processi da affrontare, e dal punto di vista del campo un peggioramento sempre più evidente negli anni. Secondo voi quale squadra delle tre sarebbero andati ad affrontare, a toccare? Ora, non che il Barcellona se la passi benissimo da diversi punti di vista, però il Real Madrid rimane una società solida, rimane una società difficilmente attaccabile. E la Juventus era un po' l'agnellino buttato nella gabbia dei leoni, e quindi era anche abbastanza prevedibile che a un certo punto, se la volontà fosse stata quella davvero di interrompere i rapporti tra Juventus e Superlega, anzi tra le squadre Superlega, beh, la prima sarebbe stata poi la Juventus. Non ci sono più quei dirigenti, non c'è nemmeno più quella dirigenza di un tempo, non c'è nemmeno più quell'interesse, come dicevamo prima, perché non è più presente Andrea Agnelli, e quindi è più facile, a maggior ragione, se prendiamo la palla al balzo e minacciamo l'esclusione della Juventus dalle coppe UEFA, magari prendendo in mano quel famoso articolo 4 e quindi parlando di lealtà sportiva, bla bla bla. Ora, non significa che semplicemente, secondo me, la Juventus ha fatto bene a uscire dalla Superlega. Io sinceramente non so nemmeno cosa dirvi su questo progetto, perché non se n'è parlato. Non se n'è parlato. È stata usata una linea comunicativa, secondo me, molto molto rivedibile. Però la Juventus sicuramente nel caso sarebbe potuta andare al TAS, fare un ricorso al TAS. Poi, ovviamente, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E magari sono anche delle sorti di accordi che hanno preso la Juventus con la UEFA, magari per cercare di ammorbidire la posizione della FIGC sul caso stipendi, non lo so. Sono illazioni, sono ragionamenti, sono ipotesi. A volte posso anche pensare che possano essere delle sorti di linee che vanno nella direzione della teoria del complotto, però non sarei stupito di diversi giochi di potere, di diversi favori che possono avvenire tra queste parti, tra queste posizioni, che ripeto non sono solo sportive, sono anche politiche. Basti vedere da qualche settimana, da qualche mese, chi è diventato il vicepresidente della UEFA, e cioè Gravina. Insomma, ci sono degli incastri che ti fanno un attimo pensare, ci sono delle situazioni che ti fanno un attimo riflettere. E se Juventus è arrivata a voler uscire dalla UEFA, se queste voci ovviamente spagnole verranno confermate, il motivo è proprio quello: non ci sono più persone all'interno di Juventus
così convinte del progetto Superlega da andare in guerra, da affrontare ricorsi, da cercare di fare una battaglia, una lotta nei confronti di organi che in questo momento probabilmente sono visti come immensi, insuperabili. Probabilmente la Juventus in questo momento non ha nemmeno lo status da lottare, non ha lo potere politico che aveva in precedenza per mettersi al fianco di Real Madrid e Barcellona. Anzi, in questo momento è una squadra totalmente da rifondare, non abbiamo ancora ben chiaro quale sarà la parte dirigenziale della Juventus, né tantomeno quella sportiva. Quindi questa è un po' la riflessione che voglio portarvi. Ritorniamo sempre lì però, c'è una morale di fondo sia tra questa tra questo contenuto, tra questo video, sia quello di stamattina, e cioè finché non riparti dalle persone all'interno della dirigenza della Juventus non si va da nessuna parte. Cioè finché non metti in piedi la dirigenza non puoi pensare a progetti come la Superlega, progetti come la UEFA, progetti come quelli sportivi legati all'allenatore. Se non hai una dirigenza delineata, costruita, in cui ognuno fa qualcosa, diventa complicato. Apre e chiudo parentesi. Il presidente della Juventus oggi è un commercialista. Ferrero è un commercialista che è stato utile per quelle che sono state le battaglie legali della Juventus. Ma siamo sicuri che Ferrero rimarrà presidente della Juve? Sì o no? Per me no. Per me potrebbe esserci un cambio di presidente. Non ho idea di chi ci si possa mettere. Qualcuno parlava di Del Piero presidente onorario oppure vicepresidente, io non lo so, sinceramente non lo so, non ho idea, vediamo. Però da parte mia vi dico, io non sono nemmeno convinto che Ferrero rimarrà presidente della Juve, secondo me no. Vedremo se Calvo, cosa succederà con Calvo, perché si parla di rapporti incrinati con Allegri, difficilmente ricucibili con Allegri. Se rimarrà Allegri, Calvo non rimarrà in quella posizione, probabilmente verrà spostato da qualche altra parte. Scanavino rimane lì? Sì? No? Direttore sportivo? Chi è? Boh. Quindi capite bene che oggi la Juventus è un logo, un simbolo, una squadra, ma è vuota. Cioè è un corpo vuoto, va riempito di cervelli, perché per muovere poi il corpo serve il cervello. In questo momento ci sono delle persone che sono state messe lì per affrontare il momento, questo momento è finito e ora bisogna ripartire da lì. Come nella situazione di emergenza la prima cosa da fare è stata inserire delle figure nuove, competenti per migliorare in quell'ambito lì, ora bisogna capire dove si vuole andare e inserire figure competenti per cercare di formare la nuova dirigenza della Juventus, che poi prenderà anche le decisioni politiche e sportive. Questa è un po' la mia analisi, quindi io rimango lì fermo ad aspettare sulla riva del fiume, perché questa non sarà assolutamente, per quanto mi riguarda, la dirigenza con cui la Juventus si ritroverà ad affrontare la prima partita di campionato 2023-2024.